scrivere il consiglio non solo per il ruolo istituzionale che ho, ma anche quello di provare a calarmi nei panni dei cittadini che dovrebbero capire qualcosa rispetto alle possibilità effettive di partecipare al bilancio municipale. Invece credo che noi lo spettacolo che diamo, purtroppo, l'ha detto prima il consigliere Mirandola, è soltanto a volte quella che è una normale, una consueta esaltazione demagogica delle differenti personalità, senza scendere mai nei temi. L'hanno fatto i cittadini su alcune cose e ai cittadini che sono intervenuti nello specifico, anche quelli che non ci sono, insomma, do il mio ringraziamento, perché così come dicevano gli altri colleghi, cercheremo in ogni sede opportuna di riportare e di portare avanti le cose che i cittadini ci chiedono. Però proprio partendo da questo punto di vista e ricordando quello che era il motto di questa maggioranza, ascoltare, partecipare e governare, ma io mi dico, alcune scelte che questa maggioranza ha intrapreso sono state prese dando seguito a quel grande principio che è l'ascolto. Ora, un caso specifico per rappresentare questo modus operandi: il caso del senso unico di via Sarotti è stato affrontato dalla commissione mobilità come probabilmente meritava, è stata ascoltata la cittadinanza attorno a piazza Tuarra, a via Erminia Fusinato, a via Francesco Soave e alle altre vie che i cittadini ricordavano prima. Io purtroppo, dal rapporto con gli altri consiglieri, lo sapete, io non sono in commissione mobilità, ma purtroppo credo che questo sia stato affrontato solo dopo, quando dall'osservazione di alcuni consiglieri, tra cui il consigliere Pinando e il consigliere Posarelli, si evincevano solo gli aspetti negativi di quella cosa. E se è vero che il 19 agosto un cittadino, presidente di un'associazione, scriveva al presidente del municipio, ma lei ha provveduto a mettere a conoscenza la commissione di quelle prime osservazioni, delle raccolte delle firme che c'erano, e stiamo procedendo effettivamente per ritornare indietro? Tornare indietro, certo, darebbe un segno importante a questa maggioranza, di ritornare sui propri passi e di rendersi conto dove si è sbagliato, di aver sbagliato. Io voglio anche sottolineare un'altra cosa molto importante che avevo ascoltato prima all'intervento del signor Ciardulli rispetto alla partecipazione. Effettivamente credo che noi non ci siamo interrogati abbastanza anche su come sollecitare la partecipazione delle differenti fasce generazionali al bilancio partecipato, e quella critica credo che sia giusta. Spero che il consigliere Delfino voglia accogliere questo invito e pensare anche a come, rispetto alle opere degli investimenti pubblici, possiamo favorire la partecipazione anche degli altri, insomma di tutte le fasce sociali. Ricordando come sul Consiglio dei Giovani, Presidente, oggi vedo uno degli eletti, uno dei più votati, che era due, allora probabilmente l'altro non c'è, come siamo fermi da 7 mesi, e anche sull'ultima semplice cosa sulla quale ci eravamo trovati d'accordo, domani saranno 3 settimane che siamo in attesa di una lettera che, come mi dicevano ieri in Commissione Cultura, è partita 2 giorni fa. Non importa, facciamolo partire, perché veramente dobbiamo andare nell'intendimento di favorire i lavori per i cittadini. Le ultime 2 cose, Presidente. La prima riguarda questo centro. Se davvero dobbiamo andare nell'interesse di ascoltare, di lavorare in un altro modo, di dare un segno di discontinuità, io credo che qui abbiamo dato un segno pessimo di come si lavora. Per 3 mesi, l'hanno detto prima alcuni degli anziani, il centro è stato chiuso perché c'erano delle carenze gravi rispetto ai lavori che il municipio avrebbe dovuto fare. Per tagliare 10 alberi qui fuori non basta la buona volontà dei ragazzi della Protezione Civile, ai quali va il mio personale ringraziamento, ci vuole altro, ci vuole un intervento risolutivo come quello, purtroppo, di un minimo di dignità che andava riconosciuta agli anziani che utilizzano il centro, che hanno visto per mesi delle figure, insomma, sapete bene di che genere, dipinte, imbrattate sui muri qui fuori. Non è carino che noi arriviamo a riparare a tutte queste mancanze da parte del municipio, sì, i disegni che avevano avuto qui fuori sul muro, insomma, i disegni pornografici, ecco, che hanno avuto sui muri. Non è carino che il segno che hanno avuto gli anziani di questo centro è che arriva il teatrino, il carosello del municipio, si riparano le foglie, si ridipinge il muro esterno e si tagliano gli alberi. Credo che indipendentemente dalla presenza nostra queste cose vadano fatte sempre se si vuol dare un segno di discontinuità. Una cosa che mi preme particolarmente, perché lei dice che negli intendimenti di questa maggioranza assolutamente c'è la trionfale bis, il raddoppio della trionfale per favorire gli spostamenti sull'asse che va da Ottavia, Giustiniana, fino a Monte Mario.
Presidente, lei il 21 marzo ha fatto votare a 13 dei suoi consiglieri, perché anche allora erano in maggioranza esigua, oggi neppure da soli riuscirebbero a tenere il numero legale i consiglieri di maggioranza. Lei fece votare una proposta di bilancio nella quale diceva questo: per quanto sopra si chiede di definanziare l'opera di adeguamento della Trionfale da via Chiaruggi al Gra, ipogeo degli ottavi, finanziata per euro 2 milioni con i contributi dello Stato, perché la stessa non è realizzabile per quanto appreso dal Dipartimento XII, e di destinare i fondi alla realizzazione dell'adeguamento della sezione stradale di via Esperia Sperani da via Canale Monterano in direzione di via della Stazione Ottavia, che sta appunto a Ottavia, per euro 700.000 e restanti euro 1.300.000 per finanziare il collegamento da via Vinci a via dei Contadini. Io da questo punto di vista vedo un atteggiamento schizofrenico, così lo chiamiamo scherzando, insomma, quando c'è un atteggiamento ambivalente. Lei a marzo avrebbe voluto togliere gli ultimi 2 milioni di euro che la precedente amministrazione lasciava per il raddoppio della Trionfale. Per fortuna il Comune quei soldi li ha confermati, e li ha confermati anche perché dopo interverrà il consigliere del Tivoli. E quei soldi, e vado a chiudere, e quei soldi lei probabilmente li ha avuti anche per quello che normalmente fanno tutti i partiti per spirito di militanza, che sono le presenze sul territorio, le raccolte di firme. E ricordo che quei cittadini che lei così in maniera simpatica e grottesca, cosa che non si addice al ruolo che ricopre, che sono i cittadini che militano nella sezione del Partito Democratico di Montemario, hanno fatto con una raccolta di firme proprio per chiedere di confermare quell'opera. Mi fa piacere che il consigliere Pirandola abbia detto che ciò che di buono era stato impostato, ciò deve essere seguito. Io credo che... Sì, no, lei l'ha ribadito qui e mi trova convinto da questo punto di vista. Quindi per questo io le dico, Presidente, se lei la ringrazia in maniera un po' così grottesca, io lo faccio in maniera convinta. Se lei è stato eletto così, come dice appunto, anche per le negligenze del passato, oggi, se vuole continuare a governare, dia un segno vero di discontinuità. Non credo che continuare a dire mi trovo la vecchia eredità della vecchia amministrazione, abbiamo questo problema, questa, possa ancora giustificare. Oggi lei governa, oggi il Partito Democratico e Rifondazione Comunista sono all'opposizione di questo municipio, lei pensi a governare e farlo bene.